mia distrazione preferita per qualunque crisi esistenziale. Ecco, ci sono cascata. È arrivato ufficialmente il momento. Non so davvero dove cominciare. La tesi e di tutte le scelte relative a quest'ultimo anno. Oddio, scleri di una studentessa prelaurea. Giornata di pulizia, ho appena finito di pulire tutta la casa, ho fatto partire l'ultima lavatrice, ho lavato i pavimenti, ho lavorato un video, sono stata all'università tutto il giorno fino alle 3 più o meno e poi appunto pulizie. Sono stata super produttiva oggi, quindi bene. Giovanni è via per lavoro da tutta la settimana e quindi sono qui da sola, ma nessuno di questo è un problema. La vera cosa importante di oggi è questa. A mezzanotte esce l'expansion pack di Sims 4 University e io sono gasatissima. Allora, chiunque di voi mi conosca da un po' sa che io sono una fan dei Sims estrema, davvero estrema. Cioè che avevo Sims 1, ho avuto Sims 2, Sims 3, Sims 4 con tutte le expansion pack, il mio gioco preferito di sempre. Sono proprio una OG dall'inizio. E quindi il problema, non so se c'è qualcuno di voi che è un altro amante di Sims o in generale un qualche videogiocatore che può capire questa cosa. Quando annunciano un nuovo gioco, per cui sei entusiasta, non riesci più ad aspettare. Cioè il fatto di sapere che sta per arrivare ti rende meno bello giocare al gioco nello stato attuale, perché sembra che manchi qualcosa e stai aspettando. E quindi è tutta la settimana che io sto pensando, ok, ok, venerdì, venerdì, venerdì. E adesso è giovedì sera. Siamo arrivati al limite, veramente non vedo l'ora. A mezzanotte io so che sarò qua davanti allo schermo a scaricare il gioco, così domattina ci posso giocare, non ho altri piani per la giornata, starò qua davanti, sapete dove trovarmi. Ecco, questo è il mio lato nerd che esce allo scoperto ed è la mia passione per i Sims. Questo piccolo piacere segreto. Io ho una famiglia, cominciata tipo un anno fa o forse più, a cui ormai sono tipo alla settima generazione, non lo so nemmeno io com'è possibile, ma veramente li conosco come se fossero figli miei. E adesso ci sono alcuni adolescenti che manderò all'università a mezzanotte. Oddio, mi faccio ridere da sola perché è molto comico che io stia sclerando così tanto per un gioco. Però è divertente, c'è poco da fare, mi piace un sacco. E no, a parte gli scherzi, quello universitario è uno degli expansion pack che sono sempre stati i miei preferiti, insieme a Seasons, che è quello delle stagioni, Pets, degli animali, e quello degli appartamenti, City Life. Quelli sono sempre le mie expansion pack preferite, oltre a tutte le altre che fanno, ma quando arrivano quelle, che fosse Sims 2, Sims 3, Sims 4, io impazzivo. E infatti è arrivato il momento. Lo sapevo che sarebbe arrivato. E niente, quindi adesso aspetto che torni Giovanni. Ho già finito le cose con cui potevo distrarmi, quindi pulire la casa e tutte queste cose qui. Quindi ora non resta altro che aspettare la mezzanotte. Sarà lunga. Però intanto questo farò. Accenderò un attimo, sì, davvero un attimo, poi lo spengo, prometto. Devo tenermi le energie per quando sarà uscito il gioco. Quello che farò ora è semplicemente preparare i miei adolescenti per andare all'università, così quando il gioco effettivamente esce sono pronti. Lo so che sono ossessionata, ma voglio sapere, c'è qualcun altro che ha questo livello di mania con Sims o con qualche altra cosa magari? Io non giudico. Oddio, sarà che appunto sto sperando perché tutta la settimana che sto facendo solo università, starò a casa da sola, università, starò a casa da sola, e ho un po' di appunto ansie varie per la tesi, un po' di cose del genere. Qua ho recuperato un cumulo intero di libri e sono solo una parte, alcune delle materie che voglio un attimo riguardare per pensare a un argomento per la tesi, e queste sono solo alcune delle materie che abbiamo fatto in questi 3 anni e almeno quelle più papabili che sto un po' pensando di che potrei affrontare. E quindi sì, ho tirato fuori dalla cantina proprio tutti, dai libri più vecchi a quelli più nuovi, gli appunti vecchi, insomma ce n'è di roba da guardare. Quindi credo che la mia mente si stia agganciando a Sims così tanto anche perché voglio rimandare l'inevitabile, cioè tutti questi scleri universitari in questo momento. Ma veniamo a noi, la mia distrazione preferita. Ecco, eccolo. E niente, starò probabilmente qua a fissare il computer fino a stasera, quando spunterà. Tanto l'ho già preordinato, da brava ossessionata che sono, e lo scaricherò nell'istante in cui arriva la mezzanotte. Ecco, intanto, mezz'ora, poi stacco tutto. Davvero, sono mezz'oretta, sono 6, davvero. Tanto poi ormai sono le 7:30, quindi ci sarà da preparare la cena, dovrò fare altre cose. Quindi a quel punto dovrò per forza staccarmi, cioè non ho più scelta, quindi
Madonna, questo cumulo di libri mi fa paura a guardarlo. Mi fa veramente paura. C'è poco da fare per tutti i miei ultimi tipo 18 anni di vita. Sims è stata la mia distrazione preferita per qualunque crisi esistenziale. E in questo periodo ne sono piena fino al collo. Quindi grazie Sims, conto su di te anche stavolta. Anche se mi sa che sto solo rimandando l'inevitabile, e cioè la scelta di cosa diamine fare nel mio futuro. Lo capiremo, arriverà anche il momento per questo. Ora non è quel momento. Ecco, ci sono cascata. È l'una di notte e io non ho saputo resistere. Ma adesso giuro che mi stacco. Domani, domani Emma, hai tempo, domani. È impossibile resistere perché è stata una lunga attesa, ma sono le 10 di mattina e sono finalmente di nuovo qui. La vera domanda adesso è: accetteranno la mia Sims all'università? Vuole troppo fare ingegneria e sto aspettando di ricevere la risposta. Sono tipo all'open day a vedere l'università e chi? Ok, ok, sono troppo gasata. Sono estremamente gasata. È normale? È stato molto bello procrastinare per qualche giorno, far finta che tutta questa matassa di cose non fosse da fare, però non si può fare in eterno. Quindi, bene, è arrivato ufficialmente il momento in cui comincio a cercare di farmi venire delle idee per la tesi. Ok, questi sono alcuni dei libri e degli appunti che ho selezionato di questi 3 anni, che sono probabilmente le materie più papabili che potrebbero interessarmi su qualche argomento in particolare. Devo decisamente mettermi al lavoro. Oggi sono stata bravissima perché sono andata in un bar a studiare dopo le lezioni, quindi sono uscita di casa per riuscire a togliermi totalmente dalle distrazioni, che è sempre una buona idea perché appunto quando sei in casa a volte non è sempre facile stare concentrati. Non so davvero da dove cominciare. Il vero problema dell'ispirazione per queste cose è che purtroppo non viene da un momento all'altro. Io ho continuato a pensare che prima o poi in questi 3 anni mi sarebbe venuta la grande idea geniale, ma non è così. Comincio a pensare che l'ispirazione venga solo lavorando, cioè mettendosi un pochino all'opera, cercando di appunto rileggere un pochino i libri, guardando magari qualche argomento chiave che mi era interessato. Credo che sia questo l'unico segreto. Magari c'è qualcuno a cui vengono le ispirazioni nel corso della notte e si sveglia con le idee geniali. Io non ho questa fortuna, però comincia a essere urgente. Lo sto facendo, ho il computer con Sims nell'altra stanza, ma lo sto facendo. Dopo, ecco, questo posso pensare, che dopo come premio tornerò a giocarci. E poi stasera voglio una pizza, decisamente. Adesso chiamo Giovanni e gli chiedo se vuole mangiare la pizza stasera, perché... Insomma, bisogna pur trovare dei modi per motivarsi, perché altrimenti no, non è giusto. Solo lavoro per nessun premio non va bene. Allora, lo sto facendo. Sto aprendo una nota sul computer che si chiama idee tesi. Ok. Ok, l'ho fatto. Credo di avere un po' di sindrome da foglio bianco / blocco dello scrittore o qualcosa del genere. Quei momenti in cui sembrano troppo vaste le possibilità su cosa si può fare, quindi non viene nessuna idea. È un momento importante, sono un po' agitata sinceramente. Ok, cominciamo. C'è un po' di roba da guardare e non è neanche l'unica, perché potenzialmente ci sono anche le materie di quest'anno che ovviamente ancora non ho inserito. Vediamo. Oddio, me la ricordo questa cosa. Oddio, il mio primo anno. Non va così male. È proprio vero che l'ispirazione un pochino viene man mano che si lavora, che si mette il cervello all'opera. Non dal nulla, diciamo. Sto facendo un po' di progressi, almeno con le idee proprio generali, però vediamo, ce n'è ancora molto di lavoro da fare. Però già buttare un pochino di
così, idee proprio grezze. Mi sta aiutando a sentirmi un pochino meno agitata e ho meno bisogno di procrastinare, perché non mi sembra in questo momento poi una cosa così spaventosa come la stavo vedendo. Anzi, potrebbe essere pure stimolante. Vediamo. Comunque sì, niente, io continuo qui a lavorarci un po' e poi stasera mi prendo la mia pausa meritata, se sarò brava oggi pomeriggio. Faccio del mio meglio. È sempre una bella sensazione procrastinare, però poi ce ne si pente sempre, perché il momento arriva, è solo un rimandare l'inevitabile. Ma per oggi io dico basta alla procrastinazione. La userò invece come ricompensa per un lavoro ben svolto. Questa sarebbe la giusta visione della cosa. Ce la possiamo fare. Ultimo anno della triennale, siamo solo io e te. Dai. Ok, però quel che è giusto, me lo sono meritato. Tra l'altro, raga, da quest'estate che vi avevo detto che volevo raccontarvi la storia della mia famiglia Sims, quella di riferimento, quella che va avanti da 7 generazioni, e mi spiace se non l'ho fatto prima, pensavo non vi interessasse, però in effetti ho visto che sotto il video, quello di quest'estate in cui ve lo chiedevo, un sacco di voi mi avevano detto che erano interessati a sentirla. E quindi se siete curiosi di sentire la mia pazza storia dei Sims che va avanti da tipo un anno, quando dico che è un anno, credetemi, non sto scherzando, letteralmente, forse anche di più. Quindi onestamente credo che per lunedì prossimo potrei filmarlo questo video, perché so che a molti di voi probabilmente non interessa un fico secco di Sims, non tutti sono pazzi di questo gioco come me, però so anche che là fuori ci sono alcuni altri ossessionati, quindi voglio farlo per loro. Condividere anche queste passioni è divertente, in effetti. Non è il tipo di cosa convenzionale di cui parlo, però è una grande parte dei miei hobby segreti, e soprattutto in questo periodo in cui ho decisamente bisogno di distrazioni a volte che mi liberino un pochino la mente, mi portino un po' in un altro universo, è decisamente d'aiuto. Quindi fatemi sapere se vi interessa, stavolta giuro lo faccio davvero. Adesso mi metto a giocare, poi cena e poi nanna. È stata una giornata produttiva, nel senso che almeno è stato un inizio di una cosa che sto rimandando da tempo, quindi un inizio importante. Il primo passo l'ho fatto e non è facile, lo sappiamo, quindi sono comunque fiera, anche se appunto siamo ancora lontani anni luce dall'avere un'effettiva idea e soprattutto dal fare e scrivere, preparare l'intera tesi. Però mi sento già un pochino meglio, ora entro in questo universo parallelo. La sera più bella della settimana, pizza night! Oh mio Dio, ovviamente con le patatine, cioè proprio è molto invitante la pizza da vedere. Sì, poi noi sempre leggerissime, cioè, entrambi in combo proprio, a coppia delle patatine fritte.